Buongiorno a tutti, sono Beatrice Ludmila Filippova e state guardando la mia serie di Pingiamo Insieme. Il tema di questo video, che io ho deciso di dividere in più parti per la comodità, è Carnevale. Ed io in precisione ho scelto Carnevale veneziano, che secondo me è un vero e proprio spettacolo artistico. Ho preparato già il disegno della mia futura opera. Eccolo qui, come vedete alcune parti ho evidenziato molto di più proprio perché non voglio perderli sotto vari passaggi di colore che andrò a fare successivamente, e per questo tipo di lavoro ho utilizzato la penna acrilica, che sarebbe ideale, ma si può utilizzare anche qualche pennarello indelebile che comunque fissa bene tutto questo disegno sulla tela. E adesso vorrei dire giusto due parole sull'argomento che a molti di voi interessa parecchio, perché mi hanno chiesto, mi hanno scritto su utilizzo di fotomateriale nella nostra pratica di pittore. Quindi tantissime persone chiedono si può utilizzare le foto, non si può, è giusto, non è giusto, corretto, non corretto. Quindi adesso vorrei parlare proprio di questo. Certo che si può. Ve lo dico subito, e tantissimi pittori lavorano molto utilizzando fotomateriale, utilizzo anche io le foto nel mio lavoro, però bisogna prendere in considerazione alcune cose. La foto purtroppo non riesce a trasmettere neanche una buona percentuale di tutte le cose, di particolari, di tonalità, di colori che vede occhio umano. Sarebbe molto bello dipingere le cose dal vivo, però non è sempre possibile, come potete immaginare. Per esempio, come in questo caso qui, io purtroppo non ho una modella vestita da carnevale che mi potrà stare qui per giorni o per ore e posare, e quindi sarò costretta di utilizzare un photo reference, quindi fotomateriale. Sicuramente bisogna saper elaborare la nostra foto, tutto quello che vediamo, per poi trasmettere tutta questa informazione elaborata sulla tela. Le persone che lavorano da tanti anni, dipingono da tanto, che hanno fatto tantissimi anche sketch dipingendo le cose dal vivo, hanno tanta pratica, hanno un buon occhio, come si dice, si può dire così. E riescono comunque a bilanciare chiaroscuri, tonalità dei colori, e riescono a tirare fuori un buonissimo risultato anche utilizzando una semplice foto. E bisogna ricordare che tutte le foto, quelle che vediamo su internet, hanno tutti un autore. Alcuni sono proprio protetti da copyright, dai diritti d'autore. E si può vedere subito queste foto, perché sopra la foto c'è una in trasparenza, tipo una retina, qualche scritta, qualche segno, e quindi queste foto sono assolutamente protette dal diritto d'autore. Alcuni no, però comunque dietro c'è sempre una persona che le ha fatto, e molti di loro sono gelosissime delle proprie creazioni, come è giusto di fare. E allora che cosa possiamo fare in questo caso? In questo caso le strade sono tre. La prima è, secondo me, molto più semplice, molto più divertente e creativa, è di scattare le proprie foto, fare proprio un archivio delle proprie foto, i quali puoi utilizzare per la creazione dei vostri quadri. In questo caso nessuno non vi può dire niente, potete tranquillamente dipingere. La seconda strada e di andare a scegliere una bella foto, anche protetta da copyright, e chiedere autorizzazione di autore. Si può contattarlo anche via email, eccetera. Devo dire la verità che io in passato ho fatto questa cosa tante volte, e tutti i fotografi sono sempre stati molto gentili, molto disponibili, e anzi molto lusingati da quel fatto che un pittore è stato molto ispirato da loro foto e vuole dipingerla, insomma, utilizzando come photo reference, quindi problemi non ci sono mai stati. Però può darsi qualcuno di questi fotografi può chiedervi anche qualche piccolo compenso, oppure non piccolo, economico, per utilizzo delle foto. Questo non lo so, a me non mi è mai capitato, però secondo me
ci sta anche questo, dipende dalla quotazione del fotografo, dall'importanza che ha. E la terza strada, ho scelto proprio quella per realizzare questa opera, di prendere una immagine ed elaborarla artisticamente, cioè aggiungere qualche dettaglio, levare qualche pezzo, cambiare colore, in modo che alla fine la vostra opera sembrerà completamente diversa o molto diversa dalla foto originale. Dunque, nella foto originale qui era un ritratto in primo piano, era primo piano e quindi era tagliato un po' qui e anche non c'era in questa parte sopra, non c'era capello, quello che mi è sembrato poco armonioso come soggetto per un quadro, e quindi ho aggiunto qui il vestito, ho aggiunto capello e ho aggiunto un po' di sfondo, perché secondo me un po' di respiro a questo soggetto non sarebbe stato male. Bisogna aggiungere anche che le regole di composizione classiche prevedono che quando noi dipingiamo un ritratto, un volto di una persona, la parte dove è rivolto lo sguardo della persona deve avere un po' di respiro, quindi bisogna lasciare più sfondo, più spazio, quindi spostare la figura da una parte e lasciare altra un po' più spaziosa, per dare appunto importanza a questo sguardo. Però in questo caso non credo che c'è necessità, perché un occhio non si vedrà neanche, un altro si vedrà molto in penombra, e quindi ho deciso di lasciare questa figura spostata verso destra. Poi che cosa ho fatto? Nella foto originale anche questa parte esisteva, di questa bellissima maschera, e io ho deciso non sconvolgere più di tanto questa parte, però ho cambiato tutto il decoro. Ho cambiato tutti questi piccoli dettagli, piccoli decori, anche qui. Poi ho aggiunto un paio di piume, che secondo me in questa maschera ci stanno benissimo. Farò piume di due colori diversi. E anche, comunque, mi coprono un po' questo angolo vuoto. E alla fine ho inventato tutta questa parte di capello, perché nella foto originale non esisteva neanche, era solo più che altro primo piano di viso. Ho creato un po' di decori, un po' di fiori che riprendono benissimo il decoro della maschera. E voilà, si può dire che per il momento la mia missione è compiuta. E ultima cosa che ci tengo di dire, è giusto che ve lo dico in questa parte di video, che comunque soggetto del genere non è proprio di tutto adatto ai principianti, appunto perché ci sono tanti dettagli, tanti elementi di decoro, panneggi, vestiti, le piume, quindi tutte queste cose che richiedono comunque una certa preparazione tecnica. Però se volete buttarvi comunque e provare di farlo, io sono sempre disponibile, sono sempre alla vostra disposizione. Scrivetemi, fatemi vostre domande, mandatemi foto di vostre creazioni, perché mi fa sempre piacere quando mi mandate le foto, mi chiedete consigli, io con grande piacere vi aiuto, ecco. E poi non prendete una teletta piccola, una tela piccola non sempre aiuta. In questo caso, per esempio, ci sono tanti piccoli dettagli, decori, diventerete disperati praticamente per fare tutti questi piccolissimi dettagli. Quindi andate su una misura media, tipo 40x50, 50x60, io ce l'ho 50x60 a proposito di tela. Quindi questa è una misura perfetta. Troppo grosse pure un consiglio per questo soggetto, perché sarà un po' troppo dispersivo. Oppure dipingete più figure mascherate. Ok, con questo ho finito di chiacchierare. Tra qualche giorno sicuramente uscirà un altro video dove appunto inizieremo a dipingere.